Se anche tu, come me, sei uno smanettone che preferisce installare Windows senza account Microsoft ma utilizzando un più tradizionale account offline, Windows 11 ha in serbo per noi una bruttissima sorpresa, ovvero nell'edizione Home Microsoft ci costringe ad utilizzare un account Microsoft per svolgere l'installazione del sistema operativo. Fortunatamente, proprio in questo video ti mostrerò un trucchetto per aggirare questa limitazione. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e come avrai già capito nei prossimi minuti vedremo esattamente come installare Windows 11 Home senza utilizzare un account Microsoft, ma con un tradizionale account locale offline. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Per raggiungere il risultato cercato dobbiamo innanzitutto spegnere completamente il PC prima di cominciare l'installazione di Windows. A questo punto, mantenendo il PC spento, dobbiamo fare in modo che il PC non possa collegarsi ad internet. Se quindi stiamo utilizzando una connessione via cavo Ethernet, dobbiamo fisicamente scollegare il cavo Ethernet dal computer. Se invece stiamo utilizzando una connessione Wi-Fi, possiamo allontanarci dall'access point oppure spegnere il router oppure fare un qualsiasi altro trucchetto che ci consenta di non ricevere il segnale Wi-Fi. In questa condizione, quindi con il PC ben scollegato da internet, mi raccomando, questa parte è critica, possiamo accendere il computer e iniziare l'installazione di Windows come faremo in una qualsiasi altra circostanza. Ecco qua, quindi io ho già iniziato la mia installazione, siamo appunto nella schermata che ci chiede la lingua, clicchiamo avanti e poi installa. Arrivati a questa schermata possiamo tranquillamente cliccare non ho un codice product key e poi scegliere la nostra edizione di Windows, in questo caso appunto faremo Windows 11 Home. Accettiamo le condizioni di licenza come al solito e proseguiamo con l'installazione. Io in particolare voglio eliminare tutte le partizioni e utilizzare tutto lo spazio del disco per fare la mia installazione di Windows 11 Home. Eccola qua, quindi elimino tutte le partizioni e quindi seleziono tutto lo spazio del disco per continuare. Bene dunque, eccoci arrivati alla parte che ci interessa, selezioniamo Italia come paese, italiano come layout di tastiera e diciamo di non voler aggiungere nessun layout di tastiera secondario. La parte interessante comincia proprio in questa schermata in cui dice connettiamoci a una rete, ovvero sta succedendo questo. Windows 11 ci sta chiedendo di connetterci a una rete proprio perché l'edizione Home che stiamo installando non consente di installare il sistema operativo senza un account Microsoft e senza la connessione ad internet non è possibile raggiungere il server Microsoft per l'autenticazione del nostro account. Quindi in questo momento, in circostanze normali, siamo bloccati, ovvero non possiamo andare avanti, non possiamo fare niente, non possiamo completare l'installazione del sistema operativo Windows 11 Home fino a quando non ci colleghiamo ad internet. Ma c'è un trucchetto. Il trucchetto comincia così. Prendo l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it perché voglio farvi vedere che dobbiamo premere la combinazione della tastiera Shift più F10 oppure maiusca più F10, tanto per intenderci il tasto che permette di fare le maiuscole. Quindi io lo premo sulla mia tastiera, maiusca ed F10, eccolo qua, e quello che succede è che si apre il prompt dei comandi. Ora, riprendo l'articolo di turbolab.it, quello che possiamo fare è impartire direttamente questo comando, quindi task kill spazio barra F spazio barra IM eccetera eccetera. Poiché io però non sono molto bravo con la tastiera, preferisco fare l'operazione dal punto di vista grafico. Per farlo quindi andiamo qui nel prompt dei comandi e impartiamo il comando task mgr per avviare l'utility gestione delle attività, ovvero task manager. Clicchiamo quindi più dettagli da qui, eccolo qua, e passiamo a dettagli questa schermata. Dopodiché ordiniamo per nome, in modo che siano i processi siano ordinati per ordine alfabetico, allarghiamo un po' la colonna nome in modo da individuare meglio i processi ed i loro nomi, e quello che vogliamo individuare è questo processo che si chiama OOB Network Connection Flow.exe. Ve lo riporto anche qui dall'articolo di turbolab.it che forse si vede un po' meglio. OOB e Network Connection Flow.exe. Eccolo qua. Una volta che l'abbiamo individuato, selezioniamolo, clicchiamo Termina attività e ora Termina processo.
Quello che succede se noi andiamo a chiudere tutto il resto, eccolo qua, è che la schermata è avanzata automaticamente e ci sta offrendo la possibilità di creare un account offline, quindi di proseguire con l'installazione di Windows 11 Home tramite un account offline, un account locale. Quindi io posso a questo punto scrivere quello che voglio come mio nome utente, turbolab.it, ecco qua. A questo punto posso fare il successivo, mi verrà chiesto di scegliere la password per questo account, che è chiaramente la password dell'account offline locale, la password che mi verrà chiesta quando andrò successivamente ad accendere al computer per poter accedere al desktop. A questo punto posso scegliere una password, mi raccomando scegliete qualcosa di robusto, perché se scegliete una password banale e qualcuno la indovina potrà accedere al vostro PC, oppure all'estremo opposto, se il PC è un PC fisso che si trova a casa, possiamo anche cliccare semplicemente successivo per avanzare senza nessuna password. In questo modo, quando accenderemo il computer, arriveremo direttamente al desktop di Windows senza bisogno di digitare la password. Da qui in poi l'installazione di Windows 11 prosegue esattamente come al solito. Bene, da Zano di Turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto e è stato utile, ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere. Per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, quindi Windows, Linux, Bitcoin, Internet, Tech e tutto quello che orbita al mondo appunto dei computer e dei telefonini, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video. Ciao!